per l'amore, perché non c'è niente di più bello al mondo di essere se stessi e di lottare sempre in ciò che si vede. Siamo qui contro la violenza, contro ogni forma di violenza, contro la violenza omofoba, contro la violenza sulle donne e contro la violenza mafiosa. Siamo qui per vivere in pace in un mondo multicolore, un mondo di convivenze, un mondo di rispetto. E anche Ostia oggi ospita per la prima volta il Pride, e quindi di questo penso che dobbiamo essere tutti felici e orgogliosi. Grazie. Beh, penso che sia un'iniziativa importante per una zona come Ostia, che in qualche modo è poco aperta a quella che è la diversità e le forme di orientamento sessuale di genere. E quindi è bello partecipare ad un'iniziativa come questa, penso che sia la prima in contesto come questo. Vai. Siamo qui a Ostia, questo Summer Pride per la prima volta. È una situazione bellissima, vedere i tanti giovani o meno giovani, di tanti questi belli colori, questa vivacità, la massima libertà proprio in tutti i sensi, per tutti. Bellissimo, viva il Summer Pride! E dimostrarono che nel ballottaggio in una città definita di destra, se si è favorevole ai diritti, questo non ti compromette le elezioni. E noi andammo e abbiamo liberato Latina. E durante la campagna elettorale qui di Ostia abbiamo chiesto ai candidati chi erano favorevoli. E tra questi candidati, 6 erano favorevoli ai diritti delle persone lesbiche e gay e favorevoli al Pride. E quando ci fu il ballottaggio, la candidata Di Pillo, nonostante c'erano i timori che con la destra si poteva perdere se si diceva di essere favorevole al Pride, le disse di essere favorevole e disse: se vincerò, ad Ostia ci sarà il Pride. Ha vinto, Ostia è stata liberata e oggi c'è il Pride! Molti ci chiedono perché fare il Lazio Pride. Il Lazio Pride si fa per andare nei piccoli centri, laddove c'è l'omofobia, laddove c'è la violenza. Ad Ostia abbiamo avuto molti casi di violenza. Dei ragazzi sul lungomare sono stati picchiati. Dei ragazzi in spiaggia, solo perché si baciavano, sono stati cacciati. E poi in questi giorni, oggi, chi ha visto i telegiornali, una insegnante di asilo nel nord Italia, semplicemente perché ha letto una favola dei bambini, dicendo che anche altri bambini possono avere dei genitori con la pelle di colore differente, ma anche dei genitori omosessuali, la vogliono licenziare. E noi oggi qui siamo anche per lei, per dire che questo non è giusto. E questo è anche un Pride contro le mafie. In questi giorni molti mi hanno chiamato e hanno detto: perché è un Pride contro la mafia? Mica la mafia è contro i gay, la mafia è per lo sfruttamento e sfrutta quei ragazzi e quelle ragazze, giovani e giovanissimi, cacciati di casa, in particolare le persone trans, che non hanno nulla, li costringe sul marciapiede e li fa diventare vittime di tratta. Questa è la mafia! O costringe ragazzi minori a spacciare droga, e questa è la mafia! E noi qui siamo oggi anche per i diritti dei gay e contro la mafia! Alla faccia di tutti quelli che pensavano che a Ostia non si potesse fare un Pride! Eccoci qua, come siamo belli! Noi siamo belli così come siamo! Noi vogliamo ogni città d'Italia dove le persone non si devono vergognare di quello che sono, dove si devono sentire liberi di poterlo dire a casa, a scuola, sul posto di lavoro. La sessualità non è un crimine, l'omofobia è un crimine. Un saluto a tutti i gay qui presenti, alle lesbiche, alle trans, ai bisessuali, agli eterosessuali, nostri amici, nostri genitori, nostri colleghi. Questo è il mondo che vogliamo. Oggi ho messo la fascia non tricolore, ma la fascia rainbow, perché è l'arcobaleno che ci contraddistingue. Vedete quanti bei colori che ci sono, i colori della libertà, il rosso, l'arancione, il giallo, il blu. Mancano due colori, manca il grigio della noia, dei ben pensanti e dei piccolo borghesi.
dei cupi, dei tristi e dei fascisti, non c'è questo colore. Oggi Ostia è più bella grazie a voi, grazie a chi ha organizzato questa bella iniziativa ricordando una verità, che in questo mondo esistono due categorie di persone: noi, che viviamo liberamente la nostra sessualità, e gli altri, che vogliono rompere i coglioni a chi vuole vivere liberamente la propria sessualità. Viva la libertà! Ostia!